siamo qui al piccolo Teatro Strale di Milano per l'undicesima edizione del Milano Film Festival. Ho già cominciato a suonare una band fuori per l'inaugurazione, alle 8:30 poi ci sarà la proiezione dei cortometraggi. Si svolgerà fino al 24 di settembre con numerose sezioni, la Borsa Democratica del Cinema, il Salon des Refusés per i registi rifiutati dalla selezione del festival, il concorso dei lungometraggi e il concorso dei cortometraggi, oltre al premio per il pubblico e ad altri premi. Saranno più di 200 gli ospiti stranieri, tra produttori, registi, attori, che ospiteremo alla Casa dei Registi. Beniamino Saibene, una delle menti ideatrici del Milano Film Festival, giunto alla sua 11ª edizione. Beniamino? Buonasera a tutti, di nuovo ancora una volta, siamo all'inaugurazione, quindi è presto ancora per dire come andrà. Si può dire che sta piovendo, quindi nella migliore tradizione del festival, ci siamo. Quest'anno le opere in concorso, ci puoi dire qualcosa? Posso dirvi che i 6 lunghi che sono in concorso quest'anno sono negli ultimi 11 anni quelli che sono piaciuti di più ai selezionatori. Questo è già qualcosa almeno, poi aspetteremo il pubblico, però siamo tutti molto contenti. Gli anni passati c'era sempre qualcuno che aveva qualcosa da ridire, invece quest'anno siamo molto soddisfatti. Dici qualcosa della Borsa Democratica del Cinema? Sono 2 anni che lavoriamo indefessamente alla Borsa Democratica del Cinema e quest'anno sono 40 e passa le realtà che si presentano a Milano durante la Borsa Democratica e è un tentativo di mettere un po' insieme le forze che nel cinema ci sono e che magari non vengono valorizzate da altri mercati cinematografici più famosi. Eccoci dunque al Teatro delle Erbe, dove questa volta è andato in scena il cinema in alta definizione, raccontato in un seminario organizzato da Canon e dalle nostre testate, rappresentate qui dal direttore Stefano Belli nei panni di moderatore. Sul palco, professionisti e filmmaker raccontano le loro esperienze e i cambiamenti in atto nel cinema indipendente grazie alle nuove tecnologie. Il Milano Film Festival si dimostra così una finestra aperta sul cinema, osservato da tantissime angolazioni e con un gran successo di pubblico, come in occasione dell'incontro con Dario Fo, che racconta il documentario che sta girando con Giulietto Chiesa. E soprattutto a dire una parola, un discorso. Appuntamento dunque al prossimo anno con una nuova edizione del Milano Film Festival e tutto digitale.